Benvenuti a questa nuova puntata di Leggero Furia. Era diverso tempo che non ci vedevamo. Stavo dicendo che sono andata a cercare da quanto è che esiste questo programma ed è dal luglio del 2010 e quindi sono 3 anni e mezzo, prima su TV Radicale e adesso su Liberi TV con voi. Sono 3 anni e mezzo che va avanti questa trasmissione che si occupa, come voi ben sapete, ma ogni tanto lo di antiproibizionismo. Strategie sulle droghe, politiche sulle droghe, notizie e aggiornamenti da tutto quello che accade nel mondo antiproibizionista e appunto tutto quello che riguarda le politiche sulle droghe. Spero che il video regga, vedo che in dei momenti si interrompe, spero che almeno la voce vi giunga abbastanza chiara. Dunque, avevamo chiuso l'anno precedente, un anno fa, con i referendum che avevano legalizzato il consumo di canapa per uso ricreativo nei 2 stati americani, sia del Colorado che di Washington, ed era stata anche quella già un cambiamento in qualche senso, in qualche modo epocale, perché era la prima volta che attraverso il referendum 2 stati cambiavano fondamentalmente proprio le leggi sul consumo delle cosiddette droghe leggere. È una legalizzazione veramente parziale perché riguarda, non riguardava, riguarda tuttora di questo referendum, soltanto il consumo praticamente, mentre per quanto riguarda vendita e produzione ancora ci sono molte zone d'ombra. Chiudiamo invece quest'anno 2013 con la legalizzazione in Uruguay del presidente Pepe Mujica, che ha fortemente voluto e promosso e sostenuto fino a portarla al voto definitivo il 12 dicembre la sua nuova legge sulla sia produzione che vendita e consumo della canapa. E quindi in Uruguay per la maggior parte la produzione sarà affidata in mano direttamente allo Stato, e poi sarà venduta nelle farmacie per un massimo di 40 grammi al mese per persona, a un prezzo cosiddetto politico di $1 al grammo, perché tutta questa azione di riforma della legge come scopo principale si prefigge quello di contrastare il narcotraffico, contrastare la malavita, levare quello che è il mercato della canapa dalle mani del mercato nero e della criminalità organizzata, e quindi il prezzo politico serve ad essere concorrenziali con quelle realtà. Un'altra possibilità che viene data alla popolazione uruguaiana è di coltivarsi fino a 6 piante per ciascuna famiglia per un raccolto totale di 480 grammi e anche di costituire le Social Cannabis Club da 15 a 45 membri per una produzione massima di 99 piante, e quindi questa è veramente in qualche modo una svolta, perché dopo 50 anni di proibizionismo assoluto e di guerra alla droga, con tutti gli slogan che hanno accompagnato l'inizio della guerra alla droga, un mondo senza droga è possibile e tutte queste cose, si è arrivati definitivamente alla convinzione che in ogni caso il proibizionismo è una strategia che ha fallito, oltre ad essersi poi tirata dietro una serie di danni e di effetti collaterali che sono stati delle vere e proprie tragedie sia economiche che sociali. E quindi con l'Uruguay, primo paese al mondo a legalizzare in maniera totale la produzione e la vendita della marijuana. Sono usciti tantissimi articoli, naturalmente, reazioni entusiaste. C'è stata sabato a Montevideo una grandissima manifestazione di gioia e festeggiamento per questo avvenimento. C'era stata in occasione del voto al Senato l'ultima marcia della marijuana illegale e naturalmente, oltre a tutte queste voci di festeggiamento e di contentezza, si è anche scatenato quella che è la critica, e principalmente naturalmente da parte dell'ONU, che accusa il Presidente di essersi opposto a quelle che sono convenzioni internazionali che lui stesso, il suo paese stesso, ha sottoscritto. E quindi qui ho preso proprio alcuni articoli che parlano di questo scambio che c'è stato fra l'ONU e il Presidente dell'Uruguay, Mujica. E quindi è un esperimento che molti osservatori considerano ad alto rischio, se non utopistico. Non solo, secondo l'International Narcotics Control Board, l'Agenzia internazionale dell'ONU, ah, io stavo guardando che mi dicevano in chat, mi dicevano come sei bella in questo video, grazie, molto gentili. Non solo, secondo appunto l'Agenzia internazionale dell'ONU per il controllo dei stupefacenti, Montevideo ha violato le convenzioni internazionali. Quella che è la Convenzione unica
sugli stupefacenti del 1961, firmata anche dall'Uruguay. Così il presidente si è arrabbiato con il responsabile della Giunta internazionale per il controllo sugli stupefacenti, Raymond Jans, che ha criticato la riforma. Perché Jans, in un'intervista ampiamente diffusa alla stampa uruguayana, ha detto: questo è un tipo di visione tipica dei pirati, che un paese decide allo stesso tempo di non ritirarsi da una convenzione internazionale e non rispettarne il contenuto. Inoltre ha aggiunto che abbiamo cercato disperatamente di riunirci con le autorità uruguayane durante 2 anni senza riuscirci. E questo ha scatenato un po' l'ira di Mujica, fedele alla sua immagine di dirigente senza peli sulla lingua, dice questo articolo, ha risposto in un'intervista: dite a quel vecchio che non menta, che con me si riunisce chiunque, qualunque persona che mi incrocia per la strada, che venga in Uruguay quando vuole e parli con me invece di fare dichiarazioni per la tribuna. Il presidente ha sottolineato che Jans mi dovrà spiegare come mai non dice niente su un sacco di stati degli USA che hanno legalizzato la cannabis, ed è esattamente quello di cui si parlava prima. Ed è vero, d'altra parte, che al momento in cui i 2 referendum popolari, Colorado e Washington, hanno legalizzato il consumo di cannabis, è vero che nonostante che si siano levate voci discordi anche da parte del governo federale, però non certo di questo timbro e di questa veemenza con la quale si sono scagliati sull'Uruguay. E vedremo poi come andrà, come proseguirà questo dibattito, vedremo nei prossimi giorni, perché poi dopo le prime dichiarazioni, se tutto un po' messo a tacere, molto probabilmente complice il periodo delle feste, e quindi vedremo poi come andrà avanti questa diciamo questa crociata che l'ONU sicuramente intenterà, l'ONU e l'Agenzia delle Droghe intenterà contro questo tentativo, questo esperimento, come lo chiama lui stesso, il presidente stesso, di legalizzazione. Nel frattempo l'Economist oggi ha incoronato comunque Uruguay e Pepe Mujica come uomo dell'anno e paese dell'anno. Quindi dice l'articolo: modesto, ma audace, liberale e amante del divertimento, l'Uruguay è il paese dell'anno. Con queste parole la rivista britannica The Economist ha incoronato lo Stato sudamericano come nazione simbolo del 2013. Il merito della ribalta va al presidente, eletto nel 2010, ex combattente del gruppo di estrema sinistra di Tupamaros durante la dittatura militare, ha sconvolto la politica internazionale con decisioni importanti e simboliche, come quella di cedere il 90% del suo stipendio allo Stato, dichiarando che ciò che gli rimane gli è sufficiente per vivere. Ha legalizzato le unioni omosessuali, aprile 2013, e presto consentirà allo Stato di produrre e vendere marijuana per abbattere il mercato nero. Io ricordo anche una legislazione nuova sull'aborto in Uruguay, ad opera appunto di Mujica, e anche recentemente ho letto una notizia in cui non soltanto lui ha aperto le unioni omosessuali, ma ha anche indetto, proprio sono stati indetti dei concorsi interni agli enti e ai ministeri pubblici uruguayani dedicati proprio a transgender, transessuali, e questa è veramente una cosa, diciamo, all'avanguardia. E continua The Economist: avremmo voluto scegliere il Sud Sudan, l'Estonia, la Turchia, ma il criterio fondamentale per eleggere il miglior paese è stato capire se le innovazioni attuate, imitate, potessero essere utili al resto del mondo. Così dice l'articolo della rivista britannica, che per la prima volta ha eletto un paese simbolo. Le unioni gay hanno senza dubbio aumentato il livello dei diritti umani senza costi finanziari, mentre la produzione della legalizzazione della cannabis, eliminando lo spaccio della detenzione, distruggerà, secondo quanto affermato da Mujica, almeno parte del mercato nero. Il governo di Montevideo ha sempre espresso una certa lungimiranza. Basti pensare che è stato uno dei primi al mondo a consentire il divorzio nel 1913, e quindi 100 anni fa. Quindi diciamo c'è una tradizione proprio di libertà e di rispetto dei diritti civili. Ma la rivoluzione dal basso di Mujica, dal basso non tanto, perché un presidente comunque in un momento di crisi internazionale, corruzione dilagante, ha una risonanza nuova e fa sperare in una ricerca di identità che possa oltrepassare i suoi confini e ispirare Europa e America e Stati Uniti. Ed è evidente che le scelte portate avanti dal presidente rappresentano la possibilità di un passo avanti globale, un esempio di civiltà e di civiltà sicuramente. E quindi diciamo che questo anno, come notizia fondamentale nel nostro ambito, nel nostro argomento, e come anche tappa fondamentale per tutto l'antiproibizionismo mondiale, si chiude proprio col simbolo e col
e con la definitiva consacrazione dell'Uruguay e di Mujica come uomo e paese dell'anno. Nel frattempo vediamo un po' anche che succede in Italia, perché anche in Italia sono successe diverse cose, proprio sempre in tema di antiproibizionismo, di legalizzazioni e di politiche sulle droghe. È al momento in esame alla commissione della commissione della Camera, Commissione Giustizia, una proposta di legge che porta il primo firmatario, l'onorevole Farina, di SEL, per una nuova regolamentazione sulle sostanze stupefacenti, e in occasione appunto dei lavori di questa commissione c'è stata un'audizione e sono stati ascoltati gli amici dell'ASCIA, l'ASCIA che è l'Associazione per la Sensibilizzazione sulla Canapa Autoprodotta in Italia, e questo veramente rappresenta già di per sé una novità italiana, perché non, diciamo che era tanto, e non sempre, anzi quasi mai, vengono sentite in questi casi anche le associazioni dei consumatori, le associazioni antiproibizioniste, come può essere per esempio l'ASCIA. E l'audizione è avvenuta il 12, mi sembra, dicembre, sì, il 12 dicembre, in contemporanea praticamente con l'approvazione della legge in Uruguay. Ha partecipato Giancarlo Cecconi, che è segretario ASCIA, che abbiamo avuto anche qualche volta intervistato insieme a voi dal Liberi TV, e è intervenuto anche Giuseppe Nicosia, che è appartenente al direttivo dell'ASCIA, ma è anche un nostro compagno radicale. È una audizione che lungo, se volete la potete andare ad ascoltare e sentire tutta, c'è una scheda su Radio Radicale ed è tranquillamente rintracciabile nel sito, basta sul motore di ricerca digitare per esempio Giancarlo Cecconi oppure qualche Commissione Giustizia, e insomma la trovate, la seduta della Commissione Giustizia del 12 dicembre 2013. C'è stato un comunicato dell'ASCIA che ha raccontato un po' come è andata questa audizione, l'audizione aperta da Giancarlo Cecconi, che ha ringraziato naturalmente l'intera Commissione, passando poi la parola a Giuseppe Nicosia, che con l'ausilio di svariate slides ha riassunto la storia della canapa dall'uso che ne faceva l'uomo preistorico. Giuseppe è partito proprio dall'inizio fino all'avvento del proibizionismo, ha sottolineato quali sono state le vere cause che hanno portato alla demonizzazione di questa pianta, evidenziando che nulla c'entrano con la tutela della salute pubblica. Molto probabilmente Giuseppe ha di fatto tutta quella che è la storia della legislazione sulla canapa e del periodo di forte concorrenza negli anni 30-40 in America fra la canapa e il petrolio per una serie di applicazioni, e poi finì che vinse il petrolio e la canapa venne proibita. Sono state portate all'attenzione della Commissione prove inconfutabili, da un po' di parte questo comunicato, in merito a diversi aspetti, fra i quali la totale assenza di principi psicoattivi nei semi, certo, l'inesistenza di piante di canapa che producono infiorescenza al 50% di THC, sì, questa è un'assurdità che viene portata spesso dai quelli che si oppongono alla legalizzazione delle droghe leggere, dicendo che oggi come oggi le droghe leggere non sono più, perché arrivano le nuove varietà a contenere fino al 50% di THC. Già, piante che attraverso una selezione che allora forse come mezzi era meno moderna naturalmente, però attraverso una selezione molto accurata riuscivano a produrre delle marijuane a alto titolo di THC, certamente non fino al 50%. E prove inconfutabili in merito al fatto che la cannabis è tra le sostanze meno tossiche del mondo, avendo una dose letale letteralmente inassimilabile, ed anche questo è verissimo, molto più tossico della cannabis, per dire, prodotti che noi usiamo, il caffè e lo zucchero bianco, hanno dosi letali molto facilmente raggiungibili, per non parlare degli psicofarmaci che comunemente nelle nostre case, non nella mia, ma insomma in molte case sono presenti. Fra le slides mostrate da Giuseppe Nicosia hanno avuto particolare effetto quelle che hanno chiarito la differenza tra una cannabis al 12% di THC e una al 24%, peccato che non ci spieghi in che senso, e poi è stato relazionato anche sul caso di una bambina affetta da leucemia che nell'Oregon si sta curando grazie all'olio di cannabis ad elevato contenuto di cannabinoidi, quindi diciamo ha sottolineato un po' quello che è l'aspetto medico, molto probabilmente anche nell'intento di dire che se è una medicina che può essere buona per molte malattie, è contemporaneamente anche una sostanza che è assolutamente non tossica. Ha ripreso poi la parola il segretario di ASCIA, entrando nel merito della Fini Giovanardi e portando un chiaro quadro dell'attuale situazione giuridica, sociale e economica provocata dall'attuale politica repressiva. Certamente è in corso anche una revisione
da parte della Corte Costituzionale, che ha accettato delle obiezioni che erano state sollevate di incostituzionalità sulla legge Fini-Giovanardi, una rispetto al fatto che non è esattamente una legge, ma è stato un decreto inserito in una legislazione di emergenza in occasione delle Olimpiadi invernali a Torino, e quindi non si può, diciamo che è anticostituzionale, non dibattere in Parlamento una legge che riguarda degli aspetti sociali così importanti nella vita di un paese. In realtà, col metodo di introdurla all'interno delle leggi per le Olimpiadi, per la sicurezza, è stato scavalcato il dibattito parlamentare, e questa è stata sollevata appunto come eccezione di incostituzionalità della legge. Un'altra riguarda il fatto che questa legge ha equiparato droghe leggere cosiddette e droghe pesanti, creando una, non ho ben capito com'è il discorso giuridico, però in pratica in qualche modo questo va a intaccare la certezza della pena, perché si parla di sostanze che sono completamente diverse fra loro, quindi non possono essere assimilabili nemmeno dal punto di vista degli effetti giuridici. Sono stati ricordati i dati forniti dal Ministero di Grazia e Giustizia, sì, questo è importante in effetti, che hanno evidenziato come i detenuti per reati legati agli stupefacenti sono il 36%, ci sono 23.000 persone nelle carceri italiane che sono detenute per reati molto spesso degli aventi età, poi ci sono anche dei grandissimi narcotrafficanti che ovviamente delinquono ed è bene che subiscano le conseguenze delle loro azioni, ma in queste 23.000 persone sono comprese, non è possibile sapere quante, perché i dati che vengono dal Ministero non permettono di capire esattamente le tipologie e la gravità dei reati, però la maggior parte, per chi ha visitato le carceri sa bene che la maggior parte sono consumatori, piccoli spacciatori, moltissimi extracomunitari che alla fine trovano in questo un sostentamento non trovando altro, e quindi diciamo è un reato punibile fino a un certo punto, e coltivatori, malati che si coltivano delle piante, ragazzi che si coltivano una pianta sul balcone anche per una, come si dice appunto, ragazzata, e anche per nonostante quello che dicono Fini e Giovanardi, che non è vero niente, che i consumatori finiscono in carcere, in teoria non ci finiscono, in pratica ci finiscono, come molte volte abbiamo detto, perché naturalmente o hanno comprato per sé e per altri suoi amici, o hanno comprato magari per andare in vacanza 15 giorni, o semplicemente hanno comprato un po' di più o meno, perché i prezzi variano molto nei mercati illegali a seconda delle quantità che vengono comprate, e quindi è molto facile invece che in questi 23.000 detenuti per reati legati alle stupefacenti ci siano tantissime persone che in carcere non dovrebbero stare, compreso anche i veri e propri tossicodipendenti, che non tutti i consumatori sono tossicodipendenti, ma compreso anche tutti i tossicodipendenti che dovrebbero essere trattati in modo sanitario e non in modo poliziesco e giudiziario. Importante anche l'intervento di Marco Bergiorgini, sempre del direttivo ASCE, operatori consumatori, che ha avuto modo di specificare quali potrebbero essere le quantità di cannabis e il numero di piante non perseguibili dalla legge e relative motivazioni. È stata poi la volta di Giorgio Gatti, consulente in economia della sicurezza, che ha sottolineato la blanda pericolosità della cannabis a confronto di droghe legali, mostrando il grafico della rivista scientifica dell'Lancet. Sì, questo grafico è tratto appunto dal rapporto della Global Commission e mostra le discrepanze che esistono fra la pericolosità delle sostanze e la proibizione legale. Ci sono sostanze che sono assolutamente tossiche e non sono proibite, vi faccio l'esempio del caffè, per esempio, che ha una dose letale che non, mi sembra non va oltre le 30 tazzine, quindi una dose letale 30 volte quella che è la dose normale, media per una persona, e ci sono sostanze che invece non sono per niente pericolose ma hanno un livello di proibizione molto alto, è tipo appunto soprattutto la canapa, ricordiamo anche l'alcol, che è un'altra sostanza che è assimilabile in qualche modo a delle droghe pesanti, visto la capacità di dare assuefazione, dipendenza e anche la tossicità, perché con l'alcol insomma c'è poco da scherzare, un'overdose è molto facile farla e si può finire molto male, specialmente se insieme a psicofarmaci o a droghe. L'audizione è durata 1 ora e 8 minuti, i membri hanno applaudito. Vogliamo ringraziare, dice il comunicato, gli onorevoli Ferraresi e Bernini del Movimento 5 Stelle e Farina Sel per la sensibilità dimostrata nei confronti del problema causato dalla vigente legislatura e per essersi attivati. Ritengono un traguardo eccellente, un contributo concreto, e vediamo un po' se fra la Corte Costituzionale, che dovrà decidere il 12 febbraio,
e questo progetto di legge che al momento è all'esame ancora della Commissione, vediamo se anche in Italia si comincerà a vedere un barlume di luce razionale in quelle che sono le politiche sulle droghe. Altra cosa che è successo sempre in Italia, si è riunito finalmente un Assemblea Nazionale dei Gruppi Antiproibizionisti. Questa è una storia che chi segue queste vicende sa bene che purtroppo non si riesce a fare molto in Italia, anche perché i gruppi antiproibizionisti sono tanti e sono tutti fortemente divisi fra loro. È molto difficile riuscire a trovare dei punti comuni e piano piano, con un'azione che dura da anni, anche con la mediazione dell'ASCIA e anche dei radicali nella persona mia e dell'associazione della quale sono segretaria, piano piano siamo riusciti a trovare come punto di contatto una legalizzazione della coltivazione della canapa, che è il primo passo graduale per uscire dal proibizionismo. Da 50 anni di queste politiche, naturalmente non possiamo domattina andare, come si dice tante volte, come ci accusa di voler fare Giovanardi, non vogliamo andare domattina a vendere l'eroina nelle farmacie o in gioielleria, o in parte in farmacia la vendono già, non come eroina ma come morfina, nelle edicole, ma chiaramente bisogna uscire in maniera graduale. Il primo passo è stato riconosciuto anche dalla Global Commission, che ha compiuto degli studi molto approfonditi, e proprio nella legalizzazione della coltivazione per uso domestico della canapa e parallelamente anche della coltivazione della coca in Bolivia, dove il presidente Morales sta appunto portando avanti da diverso tempo una battaglia perché agli abitanti, ai contadini andini, si è permesso coltivare le loro piantine di coca per il loro uso domestico senza dover incorrere in una serie di conseguenze terribili, come se fossero loro dei pericolosi narcotrafficanti, mentre i narcotrafficanti sono ben altri. E quindi si è tenuto un'assemblea nazionale della rete, che sarebbe l'ex gruppo Confini Zero, il 15 dicembre, ed è stata ribattezzata Illegale è la legge e non la canapa, piantiamola. E quindi questa si è riunita per organizzare i lavori verso la pronuncia della Corte Costituzionale sulla legge Fini Giovanardi. Numerose e diverse realtà a confronto, centri sociali, associazioni di malati, attivisti, comunità terapeutiche, comitati delle vittime del proibizionismo, rappresentanti di varie forze politiche e di vari mezzi di informazione, si sono appunto riuniti il 15 dicembre a Forte Prenestino, e l'euforia sui probabili scenari di abrogazione della 49, su cui la Corte dovrà pronunciarsi il 12 febbraio, perché sicuramente l'aver portato finalmente davanti alla Corte Costituzionale la Fini Giovanardi è sicuramente già questo di per sé un ottimo successo, e ha dato certamente una spinta, una forte motivazione a un movimento in letargo da anni. Il clima costruttivo di questa riunione ha portato a un impegno unitario di tutti, non solo per una mobilitazione nazionale di massa, probabile street, l'8 febbraio del 2014, ma anche un impegno locale sul territorio con banchetti informativi e comitati che tracceranno la strada verso l'evento nazionale. Il manifesto nazionale, con tutte le decisioni e proposte, verrà quanto prima divulgato con un sito apposito che si chiamerà illegalelalegge.it. Al momento ancora non è online, ma dovrebbe essere abbastanza presto deciso. Ci sono naturalmente, dopo questa riunione molto armoniosa, sono subito cominciati i battibecchi, diciamo, i piccoli battibecchi su come è meglio pubblicizzare, su come è meglio fare il sito, su chi lo fa, su chi ci mette il marchio sopra, per cui speriamo che riescano a essere superati in modo da poter andare avanti. E dice anche che non sarà la solita parata di carri, ma siccome dopo pochi giorni ci sarà la possibilità di fare una sonora eco in un'importante sede istituzionale, questa non è soltanto una street, una parata di carri, ma bisognerà che sia una mobilitazione forte che serva anche da spinta e da stimolo per le decisioni della Corte Costituzionale. Questa mobilitazione speriamo che sia solo la punta di un iceberg, perché molte realtà hanno aderito e aderiranno a questa mobilitazione. Naturalmente anche l'associazione ARA, Associazione Radicale Antiproibizionisti, si è subito immediatamente aggregata ed ha dichiarato che sostiene, partecipa e promuove questa manifestazione dell'8 febbraio 2014. Ultima notizia che vi do, molto probabilmente voi ascoltatori di Web TV, Liberi.tv, sicuramente già lo sapete, ma ci sono le dichiarazioni del sindaco di Roma, Ignazio Marino, che sono, mi sembra, di stamani o al massimo di ieri, ha dato un'intervista appunto a Radio Radicale, e dice: bisognerebbe cancellare
quell'articolo introdotto dalla legge Fini Giovanardi deve penalizzare la detenzione di cannabis. Sarebbe una soluzione. Credo davvero, rendendomi conto che possano esserci pareri diversi dal mio, ha spiegato Marino, che la strada principale sia quella di un'incisiva depenalizzazione. Penso per esempio alle nostre leggi sulle droghe. Vorrei ricordare, dice Marino, che proprio da un'iniziativa dei radicali fu avviato negli anni 90 un referendum dove il 54% degli italiani aveva indicato che hashish e marijuana per uso personale dovevano essere depenalizzati. Veramente il referendum negli anni 90 parlava di tutte le droghe, però comunque si può ringraziare Marino per essersene ricordato, perché non se ne ricorda mai nessuno, nonostante che sbagli in particolare. Nonostante l'opinione degli italiani, nel 2006, con la legge voluta da Fini Giovanardi, si è cambiato completamente quello che gli italiani avevano espresso con un referendum popolare, e questo è avvenuto in molte occasioni con i referendum radicali. Oggi in carcere, fra le oltre 65.000 persone che si trovano in situazioni a volte orribili rispetto alla dignità umana, circa 30.000 sono in carcere per reati connessi alla droga. E di queste 30.000, il 70%, ok, vedi, quindi Marino che ha dei dati più approfonditi dei nostri, è condannato per detenzione di cannabis in ossequio alla legge Fini Giovanardi. Se si depenalizzasse la detenzione di cannabis, noi avremmo risolto con un solo articolo un problema drammatico, sicuramente non soltanto il problema di 30.000 carcerati per detenzione di cannabis, ma anche, direi, sarebbe comunque non un colpo definitivo assolutamente alla criminalità organizzata, però comunque un ottimo metodo di contrasto e un indebolimento forte per quella che è una fonte di finanziamento, perché comunque le criminalità organizzate traggono molto del loro sostentamento dalla droga, e in particolare dalla cannabis, che è la droga più diffusa nel mondo al momento, è quella che ha i maggiori livelli di consumo, seguita dalla cocaina, che sta per essere invece sorpassata dalle cosiddette nuove droghe sintetiche. E quindi in Calabria, per esempio, viene chiamato della marijuana, per darvi un'idea di quanto reddito produca poi alle mafie e alla criminalità. Più volte, per chi mi segue, abbiamo parlato anche poi dei legami che questo denaro riesce a intrecciare con la corruzione politica e anche con i gruppi terroristici in tutte le parti del mondo, come viene speso per finanziare altre operazioni illegali, traffico di armi, traffico di esseri umani, viene speso ed investito nella corruzione politica, e spesso fa anche il giro delle maggiori banche del mondo e lì viene ripulito, quindi si porta dietro una serie di reati e di seguiti, per cui non è soltanto un... non è soltanto una questione di Italia, ma una questione che investe un po' tutto il mondo e che è completamente globale, e che sicuramente la depenalizzazione della cannabis non risolverebbe, però comunque allevierebbe di non poco. E quindi con queste diciamo notizie alla fine, perché la legalizzazione l'Uruguay è un'ottima notizia, la citazione di Uruguay e Presidente Mujica è un'ottima notizia insieme, è un'altra buona notizia, e anche il fatto che il sindaco di Roma, Ignazio Marino, comunque non la pensi su di lui o sulla sua parte politica, il fatto che appoggi una possibile depenalizzazione ha sicuramente il suo peso e la sua importanza, e quindi oggi tutte buone notizie. E io adesso penso di aver fatto circa mezz'ora, comunque non penso di aver chiuso. Ci vediamo ancora una volta prima della fine dell'anno, no? Perché il libro di TV va in vacanza, e quindi ci vediamo nel 2014. Grazie a tutti, tanti auguri, buone feste, state bene, non fumate troppo, divertitevi. Ciao.